Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo la TBR del 2023. Questo video va in sostituzione di quello che finora è stato, diciamo, il tag dei buoni propositi, perché le domande mi stavano un po' strette e volevo avere un po' più di libertà nel parlare di quello che effettivamente vorrei leggere quest'anno. Quindi sì, vorrei parlare dei propositi un po' più, tra virgolette, generali, ma ho anche, diciamo, creato quattro categorie, per cui ho scelto cinque libri per categoria, per parlarvi un po' di quelli che sono i piani di lettura per il 2023, che sono decisamente molto ottimisti. Le categorie sono nuove uscite, saghe da continuare, saghe da leggere, diciamo, in toto, e libri, quindi libri singoli. Direi di partire subito con le nuove uscite, che è sicuramente la categoria forse un po' più interessante, perché appunto nessuno di questi libri è mai stato fatto vedere sul mio canale, a iniziare proprio da Yellow Face di Rebecca Kuang. L'ho citata più o meno in metà dei video che ho fatto quest'anno. A maggio, il 23 se non sbaglio, dovrebbe uscire il suo nuovo libro, che per la prima volta però non è un fantasy. Si tratta di satira riguardante il mondo editoriale. Parla di Athena e June, due autrici che hanno un percorso in teoria molto simile. Un inizio di carriera che dovrebbe essere brillante per entrambe, ma mentre Athena, autrice asiatica, il successo appunto arriva effettivamente. Per June, autrice americana, il successo non arriva. Quando però Athena morirà in un incidente e June sarà testimone di questo incidente, June le ruba il manoscritto e lo pubblicherà a suo nome. Io sono molto curiosa perché Rebecca Kuang ha un ottimo potenziale, è un'ottima scrittrice e sono molto curiosa di vedere come si approccia a un genere diverso dal fantasy, che è quello l'unica cosa che abbiamo visto finora. Devo dire, la trama è molto promettente, quindi sicuramente Yellow Face sarà uno di quei libri per cui mollo tutto appena esce. La seconda nuova uscita è In the Lives of Puppets di T.J. Klune. Era in questo video anche l'anno scorso. Come si può chiaramente intuire dal fatto che sia presente anche quest'anno in questa categoria, l'uscita è stata rimandata. Dovrebbe uscire verso fine aprile, il 25, e anche questo è uno dei libri che mollerò tutto per leggere appena sarà in mio possesso. Da quello che ho capito è un retelling in chiave fantasy e queer della fiaba di Pinocchio. Ho un po' paura perché quando gli americani mettono mano a cose non loro non sempre va benissimo, però è T.J. Klune e voglio dargli fiducia e non vedo l'ora di leggere questo libro, lo sto aspettando letteralmente da un anno e mezzo. Il terzo libro di questa categoria in realtà è anche un seguito e credo che quando questo video sarà online dovrebbe essere già uscito, e sto parlando di Hellbent, secondo libro di Leigh Bardugo. Il sottotitolo in italiano dovrebbe essere Il portale per l'inferno, che uscirà il 10 gennaio sia in inglese che contemporaneamente in italiano. Seguito appunto di questo Dark Academia Mystery, prima avventura nel fantasy per adulti di Leigh Bardugo. Ho letto il primo libro quest'anno e non vedo l'ora di andare avanti. Devo dire però la copertina mi inquieta non poco. Altro seguito che non vedo l'ora di leggere, che uscirà di nuovo nel 2023, è He Who Drowned the World. Il seguito di She Who Became the Sun, lei che divenne il sole. Questo è in uscita il 22 o 24 agosto, a seconda appunto se decidete di prendere la copia inglese o americana. Credo appunto riprenda da dove abbiamo lasciato She Who Became the Sun, e sono molto curiosa di vedere come si chiuderà questa storia, perché è una trilogia, quindi è il secondo e ultimo volume. Al momento non abbiamo una copertina, ma abbiamo la sinossi, quindi almeno è qualcosa. Quinto libro per questa categoria, per cui non abbiamo né una copertina né una sinossi, è il nuovo libro di Christelle DeVos, più nota per essere la mamma della saga della Traversa Specchi, che si chiamerà Ici et seulement ici, in uscita il 15 aprile. Ovviamente io l'ho già preordinato, che lo dico a fare. Nuova avventura fantasy al 10° anniversario dell'uscita di Fidanzati dell'inverno, perché sì, ragazzi, è stato pubblicato nel 2013. Quando io l'ho scoperto, sono cascata dalla sedia. Non lo direi mai che è stato pubblicato un anno dopo Shadow and Bone, eppure è così. Leggerei qualsiasi cosa di Christelle DeVos, ha una capacità di scrivere dei mondi meravigliosi e già solo con la Traversa Specchi mi ha convinto a leggere tutto quello che pubblicherà. Per questa categoria non sono riuscita a limitarmi a 5, infatti c'è una sesta persona, diciamo, in questa categoria, che è Elise Osman con il quinto e ultimo volume di Heartstopper. Dovrebbe uscire a febbraio, ma al momento in cui sto girando questo video non ci sono notizie. C'era una data, ma mi sembra sia sparita su Goodreads. Non abbiamo una copertina, non si sa molto. Però insomma, spero che nel 2023 esca, anche perché nel 2021 era uscito il quarto volume, quindi insomma,
dovremmo esserci. Passiamo alle saghe da continuare, che per me è una categoria un po' strana, perché in genere sono abbastanza brava a non lasciarmi troppe cose aperte, invece in questo caso ce ne sono effettivamente 5 che sono rimaste un po' in sospeso per motivi diversi, e quindi vado a elencare. Iniziando proprio dalle Cronache Lunari. Non è una saga nuova, anzi ha un bel po' di anni, ma ho letto Cinder a novembre e poi non ho continuato perché volevo fare altre letture, avevo programmato altre cose. Invece di continuare, appunto, ho letto altri primi libri perché sono impazzita, non ho capito cosa mi è preso. Però è una saga fantascientifica per ragazzi che reimmagina alcune delle fiabe più famose, appunto, in chiave fantascientifica. Il primo libro, Cinder, è appunto basato su Cenerentola. Scarlet è Capuccetto Rosso, Cress, terzo libro, è Raperonzolo, Winter, il quarto libro, è su Biancaneve. Il primo libro mi ha divertito tantissimo, mi è molto piaciuto come ha riadattato la fiaba appunto in chiave futuristica, quindi sono decisamente molto curiosa di andare avanti, secondo me questa saga ha un potenziale enorme. Seconda saga che vorrei portare avanti è quella di The Atlas Six, che è mega riflettente, scusatemi, ecco, cercherò di non accecarvi. Il secondo libro di Atlas Paradox è uscito a fine ottobre, quindi appunto, come avevo già detto, avevo altri programmi e non sono riuscita a infilarlo entro fine anno, però è uno di quelli che appunto, visto come è finito il primo, sono abbastanza motivata ad andare avanti. Diciamo, questo l'ho inserito anche nella speranza che entro fine anno esca The Atlas Complex, il terzo e ultimo volume di questa trilogia, però stando a TikTok, fonte notoriamente affidabile, dovrebbe uscire invece a gennaio del 2024, poi probabilmente non sarà così perché è TikTok, però almeno mi vorrei mettere allora in pari con i libri usciti, che sono due. Due saghe che ho iniziato a dicembre sono quella, per esempio, di Disvio in the Lights, per cui vorrei leggere il seguito, Our Violent Ends, secondo e ultimo libro della trilogia. Retelling in chiave fantasy di Romeo e Giulietta, ambientato a Shanghai nel 1926-27. Devo dire, mi stuzzica molto sapere se ha deciso di rimanere più vicino all'opera originale o di distaccarsi completamente per quanto riguarda la fine. Un inizio molto promettente di un'autrice che potrebbe regalarci grande gioia in futuro, Chloe Gong, mi farà compagnia anche nel 2023. E insieme appunto a queste gioie violente, volevo continuare anche la saga di Jade City, leggendo Jade War e Jade Legacy, che è lì. Saga anche questa fantasy di ispirazione asiatica, però questa volta per adulti, in cui si parla di questo di quest'isola in cui si trova la giada, che conferisce poteri particolari a chi la indossa, e nel momento in cui inizierà a girare una sostanza che dà le stesse capacità degli ossa verdi, portatori di giada, a tutte le persone che l'assumono, scoppierà una guerra tra due clan dell'isola. Quindi ecco, non vedo l'ora di andare avanti perché potrebbe succedere di tutto, e anche qui è una saga che ha tutto il potenziale di essere una bomba. Questa io la vedo molto molto bene su schermo e sicuramente leggerò i due volumi nel corso dell'anno. L'ultimo libro per questa categoria non ce l'ho qui fisicamente, ma sto parlando di Nona la Nona, di cui ad oggi non abbiamo notizie. È uscito Nona the Ninth in inglese a settembre, ma io ho iniziato a leggere in italiano e quindi sto aspettando la traduzione. Diciamo che aspetterò un tot e poi eventualmente mi darò la lettura in inglese, ma comunque a ottobre dovrebbe uscire Alecto la Nona, quindi l'ultimo libro di questa tetralogia del sepolcro sigillato. Dal momento che ci hanno fatto aspettare così tanto per Nona, spero che la pubblicazione di Alecto sia un po' più veloce e che quindi io riesca a concludere la saga nel 2023. Comunque i primi due libri sono tra i miei preferiti in assoluto, quindi io non vedo l'ora di andare avanti, mi sto sentendo male a non sapere come si svolge la storia, non vedo veramente l'ora che esca in italiano. Parliamo invece di saghe già complete, già usciti tutti i volumi, che io vorrei recuperare. Questa affermazione non è neanche del tutto vera, ma andiamo avanti. Per questa categoria ne ho scelte 4 per compensare il fatto che di nuove uscite ne ho scelte 6. La saga però che ho deciso che caschi il mondo quest'anno, devo almeno iniziarla, è quella del Signore degli Anelli. Sono anni e anni che dico che è il momento di leggerla. L'ho comprata nel 2019 dicendo sì, la leggerò nel 2022. Pensate voi proprio come sono ammattita in testa, e quest'anno non l'ho neanche guardata, proprio non mi è neanche passato per l'anticamera del cervello di leggerla. Volevo leggerla prima dell'uscita degli Anelli del Potere, ma uno, non è stato necessario, due, non ce l'ho proprio fatta, quindi vabbè, è andata così. Mi sono anche messa d'accordo con Andrea che, visto che è passato tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo entrambi visto i film, ogni volta che io finirò un libro guarderemo un film.
Quest'uomo ha una grandissima pazienza, però ormai l'ha detto e quindi ha preso questo impegno. Un'altra saga che mi sono trascinata, tra virgolette, dall'anno scorso, avevo detto che l'avrei letta nel 2022, ma non mi odio così tanto, ed è quella di The Dark Artifices di Cassandra Clare. Già della seconda di The Mortal Instruments avevo timore, questa proprio me la fa fare sotto, non ho per niente fiducia del fatto che sia una cosa di qualità, però se dovessi avere bisogno di svago, so che ci sono questi libri, quindi questa sarà la mia saga minchiona dell'anno, ed è anche la penultima saga di Cassandra Clare che mi manca, perché non voglio essere così pazza da mettere anche quella di The Last Hours, sicuramente, cioè proprio non... no. Una quest'anno basta, ecco, mettiamola così. Anche perché questi sono tre volumi e sono tutti abbastanza cicciotti. Vorrei poi tornare da una delle mie autrici preferite, N.K. Jemisin, e leggere la dilogia delle grandi città, The Great Cities, La città che siamo diventati, e non so come verrà tradotto in italiano, The World We Make, o We Made, non mi ricordo il titolo. Comunque è uscito a novembre di quest'anno, quindi effettivamente è una saga completa. Sono due libri, ce la posso fare. Direi che le premesse sono abbastanza diverse da quelle della quinta stagione, quindi voglio vedere come se l'è cavata in un contesto, diciamo, noto all'essere umano. Avevo parlato di saghe complete, effettivamente questa prossima di cui sto per parlarvi non lo è, ma siamo davanti a un nuovo Martin, quindi se aspetto che escano tutti i libri, probabilmente le leggerò direttamente, non dico in pensione perché non ci andrò mai, però insomma molto avanti con l'età. E sto parlando della saga dei Bastardi Gentiluomini di Scott Lynch. Avevo iniziato ancora nel 2021 il primo libro, ero arrivata, non so nemmeno, al terzo capitolo, non lo so, non ero andata molto avanti, non mi stava convincendo, non era il momento giusto, quindi l'avevo messo da parte. Ora, Andrea ne ha parlato molto bene e detto che andando avanti si riprende, il terzo gli è piaciuto tanto e io ce l'ho in libreria da 2 anni, quindi è arrivato il momento di dedicarmi anche a questa saga, sperando di avere presto notizie dal nostro amico Scott Lynch sul quarto, per cui abbiamo un titolo, abbiamo una copertina. Non ce lo vuole dare sto libro, e è mio e me lo tengo io. Va bene, fai come ti pare, io intanto mi leggo questi. Passiamo all'ultima categoria, che è quella dei libri, quindi libri singoli. Il 2023, lo prometto, è l'anno in cui io comincio a leggere Brandon Sanderson. La saga che mi interessa di più è quella della Folgoluce, perché sembra quella più nelle mie corde, ma so che non è il punto migliore per iniziare a leggere Brandon Sanderson. Quindi cosa farò? Leggerò Warbreaker, che credo sia Il Conciliatore in italiano, e se non ho capito male è uno standalone con un sistema magico basato sui colori. Che vi devo dire? Potrebbe essere una roba. È molto interessante sulla carta. Brandon Sanderson è osannato da chiunque, speriamo che non sia un fiasco. Devo iniziare poi a leggere i suoi libri, perché li ho praticamente, non dico tutti, ma ho tantissimi libri suoi che comunque mi interessano, ma non ne ho letto ancora nessuno, quindi intanto partiamo da questo, che è uno standalone e mi fa meno paura. Vorrei anche leggere If We Were Villains, non è Colpa della Luna, ma comunque adesso in italiano ha questo titolo, che è un Dark Academia mystery ispirato, basato sulle opere di Shakespeare, non sono sicura. Io quest'anno mi sono avvicinata, diciamo, al lato fantasy di questo, non è un genere, però insomma... di questa corrente, e vorrei leggere appunto questo qui, che viene citato tra quelli migliori. Non è lunghissimo e non è un fantasy, se qualcuno pensava fosse un fantasy non lo è, però mi incuriosisce molto, devo dire. Magari questo me lo conservo per l'autunno, come ho fatto quest'anno. Io ci provo, ogni anno impazzisco e decido di voler leggere un mattone. Quest'anno vorrei provare a leggere L'Ottava Vita di Nino Aratishvili, che non si dirà così, che è una saga familiare georgiana che copre tutto il Novecento. Devo dire che questo, da quando l'ho comprato, ho tantissima voglia di leggerlo, ma la mole non è indifferente, sono più di 1000 pagine, se non sbaglio, sono 1100 e rotte pagine, però fortunatamente, essendo Marsilio, è scritto abbastanza grande, quindi non dovrebbe essere troppo infattibile, però è effettivamente un libro che mi sta chiamando da tempo e magari quest'estate vorrei dedicarmici a questo. I prossimi due libri, diciamo, si ricollegano a uno dei miei buoni propositi un po' più generici del 2023, ovvero sia leggere più fantascienza. Infatti vorrei leggere La mano sinistra del buio di Ursula Le Guin e Stazione 11 di Emily St. John Mandel. Della mano sinistra del buio io continuo a leggere la trama e continuo a non capire di cosa parla, però Ursula Le Guin mi interessa moltissimo come autrice e quindi vorrei approcciarmici piano piano, iniziando appunto da questo libro, che non è neanche eccessivamente lungo, quindi non mi spaventa neanche appunto la mole. Mentre Stazione 11, se non ho capito male, descrive un mondo post-apocalittico.
Anche qui non ho approfondito eccessivamente la trama, so che è uno di quelli che vengono consigliati come approccio alla fantascienza, quindi appunto per iniziare con questo mio buon proposito. E questi erano i libri che volevo leggere. Per rimanere appunto su quelli un po' più generici, vorrei appunto approcciarmi alla fantascienza piano piano, perché è un genere che mi ha sempre un po' spaventato. Diciamo che io non sono stata proprio mai spinta verso le materie scientifiche in generale nella mia carriera scolastica, non sono particolarmente portata, quindi è un genere che mi ha sempre un po' spaventato. Non vorrei leggere libri eccessivamente complicati per non spaventarmi e allontanarmi definitivamente, però piano piano vorrei appunto iniziare a testare le acque. Questo poi si ricollega anche al buon proposito di spaziare un po' più nei generi, perché nel 2022 ho letto tantissimi libri, più della metà fantasy, e quindi insomma mi piace molto questo genere, è chiaramente la mia zona di comfort, però iniziare anche un po' più a variare anche per non annoiarmi. E in ultimo, questa è quella che uno mette ogni anno sperando di rispettarla, vorrei comprare meno, e quest'anno mi sono data diciamo una spinta motivazionale dicendo di comprare solo le nuove uscite che mi interessano. Quindi io al momento sto preordinando tante nuove uscite di autori che conosco già, avere comunque la botta di serotonina dell'acquisto, ma senza allungare troppo le mie TBR, perché un po' mi manca la spontaneità che avevo 4-5 anni fa, quando ho ripreso a leggere con più regolarità, di dire sto finendo il libro in italiano, andiamo in libreria. Adesso ovviamente questa cosa non succede più, non credo che succederà per i prossimi anni, però insomma vorrei iniziare a smaltire un po' dei libri che ho accumulato nel tempo. E niente, quindi questa era la mia genericissima TBR del 2023, che sarà spalmata nei prossimi 12 mesi. Fatemi sapere se voi avete fatto qualche programma di lettura, se avete letto, se volete leggere alcuni di questi libri. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!